Notizia drammatica giunta da Sabaudia, città situata in provincia di Latina. Un turista greco, commerciante di 58 anni, è deceduto misteriosamente in un albergo lungo il pittoresco lungomare della città. L'uomo viaggiava insieme a 5 colleghi per una trasferta lavorativa. La scomparsa dell'uomo è avvenuta nelle ore notturne tra lunedì e martedì, ed ora si indaga sulle cause precise che hanno condotto a questo tragico esito. Tuttavia, il quadro emerso finora orienta le ipotesi verso un insospettabile aggressore, un ragno. Il Messaggero, nel suo report giornaliero, riporta che il decesso potrebbe essere stato conseguenza di uno shock anafilattico innescato dal morso dell'aracnide. L'uomo, impegnato in un'azienda agricola nel corso della giornata precedente, aveva manifestato ai colleghi una serie di sintomi preoccupanti: prurito, malessere e un disagio generale, tutti potenzialmente riconducibili a una puntura di ragno. I tentativi di soccorso attuati dal 118 si sono rivelati purtroppo inutili. Al momento, i carabinieri stanno conducendo le indagini per fare piena luce su questa tragica vicenda.